E ora, abbiamo capito che quest'anno per i Veneti è un anno importante, perché il 22 ottobre andiamo a votare a un referendum. E ora facciamo un ripassin e lesemo il quesito. Vuoi dichiarare la propria unione al Regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale del re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori? Oh, mi sono sbagliata. Perché sto qui non è il quesito del 22 ottobre d'estano. Sto qui è il quesito del 22 ottobre del 1866. Perché non so se savi, ma la data del referendum autonomia non la staccia pa a caso. Sega scelto è il dì nel quale 151 anni fa i Veneti iga fatto un altro importante referendum, il quale iga varia dovuo decidere se andare con l'Italia o no. Nel senso, 151 anni fa, l'altro dì, non so se avete capito la portata di questa domanda. Comunque, dicevo, i gavaria dovuo decidere se andare col Regno d'Italia, perché in realtà non è che sia stata proprio una votazione democratica, al manco per i canoni di Ancò. Per esempio, che era l'esercito dei Savoia in volta per le strade. E poi che era una propaganda, giusto un cicinin de parte. Adesso vi faccio vedere. Questi sera, ecco qua, questi sera gli avvisi, vedi che se solamente è il sì, non si parla neanche del no. E adesso ve leso una locandina che si sta a pubblicare a Vicenza perché vi farà ridere pari toni. E ora, il sì lo si porta all'urna a fronte alta, sotto lo sguardo del sole, con la gioia nell'anima. Con la benedizione di Dio. Il no, con mano tremante, di nascosto come chi commette un delitto, con la coscienza che grida, traditore della patria. Ecco, questa sera la propaganda quando non che era la par condicio. E poi non che era il voto segreto, nel senso che era un'urna per il sì, un'urna per il no. Te guardava i gendarmi e ti chiedevi da buttare rento il foglietto. Indovinai chi sei che ha vinto quell'anno? Bravissimi, ha vinto il sì. E vedi so anche con quanto. Ecco qua. Si è 141.758 sì, 273 nulli, chi se avrà messo il foglietto in scarsea, e ben 69 no. Congratulazioni ai Savoia che Bianca e meglio dittature e riuscì questi numeri. Perché so drio parlarvi di storia? Perché la storia la ne spiega molto di quello che capita al dì di Ancò. E che è una roba che la mi fa morire da ridere perché la si è proprio compagna di 151 anni fa. E ora, nel 1866, i Savoia non aveva voglia che i Veneti gli andassero a votare, perché gli aveva massa paura che i Veneti dicesse di no e andasse per conto suo. Sai che era un trattato che gli aveva fatto con l'Austria che gli obbligava a organizzare questo referendum. Ecco, per il referendum autonomia la sé la stessa roba, nel senso che l'Italia non la aveva voglia che i Veneti gli andasse a votare, tanto che Roma la gà impugnà la legge regionale. Sai che adesso i sei costretti da una sentenza della Corte Costituzionale, quindi proprio come 151 anni fa. E vi voglio finire con l'ultima curiosità di storia perché praticamente i Savoia aveva così tanta paura che vincesse il no, che anche se gli ha fatto tutto sto gran parecchio con le locandine, con i gendarmi, con le urne separate, per non rischiare, l'annessione del Veneto gli l'ha fatta do di prima che i Veneti andassero a votare. E quindi, nella Gazzetta di Venezia del 20 di ottobre del 1866, se lese che in una stanza dell'Hotel Europa si è fatta la cessione del Veneto. Quindi, stanno, ghemmo da portare tutti al referendum, parenti, cugini, vicini di casa, tutti a votare. Perché se 151 anni fa gli ha fatto votare sì coi gendarmi, coi urne separate, con le locandine, beh, stanno impinemole de sì coi urne.
Ma non 641.000, milioni di sì. Carletto, Carletto, sì, buono. Lo sai che i bambini buoni non debbono disobbedire al loro papà, eh?